Fratelli e sorelle hanno un po' una relazione complessa, anzi, anche sorelle e sorelle. Insomma, la parentela rende alcune persone molto aggressive tra loro, e altre invece amorevoli. C'è chi farebbe di tutto per proteggere e aiutare i propri fratelli e le proprie sorelle. Ciao a tutti dal vostro racconta storie di quartiere in questa nuova storia dal mondo piena di colpi di scena e generosità incontrollata. Se siete seduti o sdraiati, ho una mezza via, quindi sedo sdraiati, partiamo! Come detto prima, a volte sono proprio i fratelli a litigare di più tra loro, ma altre volte c'è un amore senza precedenti che può superare ogni difficoltà. Le sorelle sono più predisposte dei maschi a rispettarsi tra loro e cercano di aiutarsi il più possibile, nei momenti specialmente difficili. Nelle famiglie a volte i genitori mancano oppure non sanno crescere dei figli o per altri motivi, quello che volete. Per questo molti devono fare affidamento tra di loro. Parliamo oggi di Heaven Staple, una bambina di 12 anni, ai tempi in cui era diventata famosa. Vive ad Atlanta, ad Hollowell, ha ben 4 sorelle e lei è la più grande. Quindi maggiori compiti e preoccupazioni. Le ama con tutto il cuore e farebbe qualsiasi cosa per farle stare bene, letteralmente qualsiasi cosa. Un giorno come altri era andata in un negozio di scarpe e vestiti e aveva fatto una cosa inaspettata. Aveva rubato delle scarpe di poco valore, circa $2. Però è stata beccata subito, era spaventata come non mai. Tutta sola, in quel negozio enorme, con i commessi e le persone che continuavano a guardarla, si era messa a piangere, ma il direttore non voleva lasciarla andare, così ha chiamato la polizia per riferire la cosa. Quel giorno Chef Milton era di turno, e toccava a lui andare a vedere cosa stava succedendo. All'arrivo aveva visto Heaven piangere seduta da sola in un angolino. Vedendo il poliziotto era rimasta ancora più traumatizzata, aveva solo 12 anni quindi era normale. Ma Chef ha provato a calmarla dicendole che andava tutto bene. Per prima cosa le aveva chiesto il motivo per cui l'aveva fatto. Lei, ancora un po' impaurita e disorientata, gli aveva detto che era per sua sorella più piccola di 5 anni e ne aveva davvero bisogno. Non aveva niente da mettere addosso e quindi Heaven era uscita a cercare le scarpe, ma la sua famiglia non poteva comprargliele nuove. Dopo ciò la situazione era cambiata moltissimo. Il poliziotto non voleva più fare niente per scarpe rubate. Gliele aveva pagate dando i $2 al negozio e aveva chiesto a Heaven di portarlo a casa sua. Era curioso di sapere adesso in che condizioni viveva. Arrivati a destinazione, Milton era rimasto senza parole e sconvolto. La casa era una specie di baracca, che si teneva in piedi a malapena. Le sorelle erano davvero piccole, da una di pochi mesi fino alla dodicenne. Non avevano quasi niente, nemmeno un letto dove dormire. Al posto di esso c'era un divano mezzo rotto. Dentro quella casa non c'era nemmeno un frigo e gli scaffali del cibo erano praticamente vuoti. Era entrato pensando magari ai genitori che spendevano tutto per loro ignorando i bambini. Invece la situazione era più drammatica del previsto. Aveva così cominciato a parlare con la madre. Lei gli ha raccontato la loro storia. Sono una coppia sposata che dopo una bruttissima crisi finanziaria avevano perso tutto. Niente soldi e perfino la loro casa era stata venduta. Hanno vagato per mesi in cerca di un posto. E il meglio che potevano avere era questa. Lei non lavorava perché non aveva abbastanza soldi per pagare le scuole delle figlie, quindi doveva controllarle tutti i giorni. Il marito invece faceva davvero fatica, a malapena aveva finito le medie, quindi in pochi volevano assumerlo. E faceva lavoretti occasionali qua e là, ma non bastavano per tutti i soldi guadagnati. A volte i genitori pativano la fame per riuscire a sfamare i piccoli. Milton si sentiva veramente triste per loro, così è andato via senza dire niente della rapina o altro. Non sembrava il caso. Sicuramente rubare è sbagliato, ma non gli sembrava davvero corretto, almeno in questo momento, rattristare una madre già all'estremo delle sue condizioni. Ma non voleva lasciare le cose come stavano, nel senso che voleva fare qualcosa per aiutarli. Tornato il giorno dopo aveva comprato delle pizze e delle bottigliette di Coca-Cola per tutti, pagando ovviamente di tasca sua. I genitori si erano messi a piangere, non vedevano cibo del genere da una vita. L'ultima volta che avevano trovato una fetta di pizza l'avevano subito data alla loro figlia più grande, ma da allora nessun'altra volta si sono potuti permettere cose del genere. Comunque, tanti avevano sentito della cosa. All'inizio è partito tutto dal dipartimento di polizia, dopo che Milton aveva fatto rapporto. Poi si è diffuso tra le varie famiglie della comunità. Erano iniziate così le donazioni alla famiglia Staple. La storia era diventata virale anche sui vari social, dove il dipartimento di polizia di Atlanta aveva fatto vari post per informare della cosa. Dopo 3 mesi la famiglia aveva decine di pacchi pieni di vestiti, soldi, cibo e altre cose utili per vivere. Per aiutare i bambini con la scuola e i libri invece era arrivato un bibliotecario che aveva donato delle tessere in modo che potessero prendere ciò che volevano gratuitamente. La loro vita non era ancora migliorata così tanto, ma il padre,
Grazie a questa situazione aveva anche trovato qualcuno disposto ad assumerlo. Avevano cambiato anche casa, andando in un edificio più o meno delle stesse dimensioni, ma con un letto in più per tutti. Chef Milton, quindi, è stata la cosa migliore mai capitata alla famiglia. Se quel giorno non fosse andato con la bambina a casa, le cose sarebbero state molto diverse. Di solito i poliziotti devono chiamare i genitori in stazione per venire a prendere i loro figli. Ma quel giorno lui voleva fare una cosa diversa. Per $2 non gli sembrava il caso di creare uno scandalo. Anzi, era più interessato alla storia di Evan che a tutto il resto. Sicuramente un giorno diventerà un bravissimo capitano, che dite? Con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.